dopo un sopralluogo a caldo, diciamo così, la sua prima sensazione e poi naturalmente gli impegni? Sopralluogo a freddo, fra un freddo cane. No, l'impegno l'avevamo già definito con il sindaco Foti, nel senso che ci eravamo visti alcuni mesi fa e fra le richieste avanzate da Paolo c'era la bonifica di Isochimica. L'impegno che ho dato a lui allora lo riconfermo pienamente oggi. Non siamo in grado di quantificare la somma necessaria per una bonifica definitiva, ma il problema c'è e va risolto. È una delle cose che dobbiamo assolutamente fare ad Avellino. Attualmente l'impegno previsto è sui 10 milioni di euro, ma mi dicono che è in corso un lavoro che durerà 5 mesi per la caratterizzazione del terreno in un'altra area dell'impianto, quindi probabilmente arriveremo oltre i 10 milioni di euro. Comunque sia, quello che è necessario lo impegneremo come risorse per bonificare quest'area. Bisogna decidere la destinazione. L'idea che il comune di Avellino mi pare interessante, avere qui l'attrezzatura di un'area logistica, e può essere un intervento che determina anche un processo di sviluppo per la città di Avellino. La cosa mi pare interessante. Comunque sia, l'impegno che riconfermo è di finanziare tutti i lavori che sono necessari per bonificare quest'area. Non potrà più capitare che fra 10 anni continuiamo a raccontarci la storia dell'isochimica come la storia dei Bagnoni. Si volta pagina e quindi abbiamo bisogno solo dei tempi strettamente necessari per un progetto tecnico per la rimozione dell'amianto. Abbiamo trascorso un pomeriggio intero con Cantone, avantieri, sulla gara che stiamo mettendo in piedi per la bonifica della terra dei fuochi, l'eliminazione delle coballe. È evidente che stiamo parlando di una delle gare più impegnative e anche più rilevanti dal punto di vista finanziario della Campania. E abbiamo concordato con Cantone che questi interventi sono degli interventi modello. Qui non si può sbagliare perché sappiamo che tocchiamo interessi sostanziosi della Camorra. Noi andremo avanti. Ovviamente ogni procedura di gara che riguarda il tema dell'ambiente e della bonifica sarà concordata e vigilata dall'autorità anticorruzione. Questo è contenuto nel protocollo di legalità che abbiamo firmato con Cantone già 4 mesi fa. Quindi seguiremo con estrema attenzione. Per la verità il problema non sarà Avellino, il problema sarà Caserta Napoli, terra dei fuochi, dove si concentrerà la maggior parte dell'intervento. Però io dico, cominciamo a muoverci. È inutile che contempliamo i problemi. So benissimo che i problemi sono grandi e complicato, però facciamo il primo passo, altrimenti, ripeto, passano i decenni e continuiamo a raccontarci le storie. Presidente, al di là degli impegni istituzionali che prende come presidente, che impressione le ha fatto visitare per la prima volta questo luogo che racconta di morti, di operai malati? Ce ne sono 150 oggi malati. Di grande tristezza. Come sapete io non vengo dai quartieri alti, vengo dal mondo del lavoro e quindi è una cosa che mi colpisce profondamente. Immagino la vita di questi lavoratori, immagino le famiglie, immagino le tragedie. Dovremo accompagnare anche questi lavoratori che hanno problemi di salute, dal punto di vista del risarcimento del danno, oltre che dal punto di vista della cura. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, sinceramente, con tutta la sensibilità, il rispetto, l'attenzione dovuta a chi, per portare il pane a casa, a volte ha trascurato anche la cura della salute. Polo logistico, collegamento con la ferrovia, con la stazione di Avellino che è qui ad un tiro di schioppo, questo è il futuro per quest'area? Questa è l'idea del comune, del sindaco Foti, ed è ovviamente un tema su cui decide innanzitutto il comune di Avellino. Noi accompagneremo ovviamente queste decisioni se sono coerenti con i programmi di sviluppo che noi abbiamo delineato. Vi devo dire che probabilmente mercoledì firmiamo con Renzi il patto per la Campania nell'ambito del master plan del Sud. Nel patto per la Campania noi comprendiamo tutta una serie di interventi che avranno canali privilegiati per i finanziamenti che riguardano le infrastrutture ferroviarie, ma questo è un intervento che possiamo finanziare anche con fondi nostri. L'importante è che sia chiaro l'obiettivo produttivo. Ecco, quello che io escludo sono interventi estemporanei a perdere soldi, a buttare soldi in maniera inutile. Dobbiamo investire risorse che creino lavoro
permanente. Mi pare che questa idea possa rappresentare, come dire, un momento di grande interesse per lo sviluppo produttivo anche di Avellino. Dell'area vasta? E dell'area vasta, sì, la seconderemo pienamente. Ci vedremo fra qualche minuto anche con gli altri colleghi sindaci. C'è un altro progetto che mi interessa molto e su cui per la verità registro più ritardi da parte dei sindaci che da parte mia. Sono io che sollecito. Solofra, Polo Conciario. Abbiamo un problema che riguarda la gestione delle acque, la bonifica del territorio. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo risolvere assolutamente. Abbiamo un polo produttivo straordinario, anche per l'innovazione tecnologica che ha prodotto. Abbiamo delle pelli, abbiamo dei capi che sono non le pelli lavorate, sono ricchi di tecnologia. Mi facevano vedere alcuni imprenditori che hanno inserito addirittura dei chip nei capi in pelle, quindi siamo veramente all'avanguardia. Allora, diventa ridicolo che dobbiamo ancora essere alle prese con l'utilizzo dell'acqua, per cui o l'utilizzano le fabbriche o l'utilizzano le famiglie agli ultimi piani per poter bere. Allora, un lavoro di bonifica, anche perché abbiamo risorse imponenti di fondi europei. Si tratta solo di definire i progetti esecutivi e partire subito. C'è un processo, lei è custode giudiziario insieme al sindaco Foti, la regione Campania potrebbe costituirsi parte civile in questo processo? A quale processo riferisce? Isochimica? Sì. Verifichiamo, se è necessario lo faremo. Mi ero spaventato, c'è un processo, no. Siccome io ne ho parecchi di processi, no, mi ponevo già il problema di quale... No, lo faremo ovviamente, senza nessuna volontà persecutoria, ma su una linea di giustizia. Presidente, sull'ultimo capitolo, l'ennesimo capitolo della Severino, la richiesta di sospensione? Abbiate fede, cari ragazzi, abbiate fede. Basta così, eh. È un anno e mezzo che sta Severino. Presidente, tra le istanze del territorio, ma non solo del territorio, c'è anche il centro per l'autismo. Mancano 750.000 euro solo per le aree esterne. Quale può essere l'impegno della regione? Ci sarà una grande attenzione sul tema dell'autismo. Ne avevamo parlato con Carlo Iannace, per la verità. Verifichiamo se è un intervento finanziabile da parte della regione. È una delle cose che intendiamo affrontare. Nella mia città abbiamo realizzato un bellissimo centro per l'autismo. Mi dicono che qui c'è una struttura anche più impegnativa, più bella, più importante. Vediamo se normativamente possiamo garantire noi una copertura finanziaria, perché non so se è un intervento privato, pubblico. Insomma, approfondiamo il tema, ma sicuramente ci interessa moltissimo affrontare la questione dell'autismo. E ancora da un punto di vista dell'assistenza, anche lì si incrociano la regione e il governo nazionale. È arrivato il commissario per la sanità, c'è una bozza di piano ospedaliero, questo è un tema molto sentito in Irpinia. Come immagina che dovrà cambiare e razionalizzarsi la sanità? Piano ospedaliero, per quello che mi riguarda, va completamente rivisto. Più che per queste aree, per la verità, anche in Irpinia, ma soprattutto nell'area napoletana in questo caso. Piano ospedaliero che preveda la chiusura di tutti gli ospedali di Napoli città. Quando si apre l'ospedale del mare è un piano demenziale, non è un piano sanitario, è una idiozia. Il 2 gennaio credo che si insedi formalmente il commissario. Innanzitutto chiarirò al commissario che il mio obiettivo è di concludere il commissariamento, perché non vorrei che venissero qui a svernare. Tempi rapidi anche per loro, io voglio chiudere il piano rientro in un anno. Noi dobbiamo presentare al governo e al Ministero dell'Economia 3 anni di bilancio inattivo per la sanità. Concluderemo quindi nel 2016 la parte finanziaria e quindi chiederemo di rientrare in possesso delle nostre competenze. Per il resto, sviluppo della medicina territoriale in maniera seria, altrimenti avremo sempre pronto soccorsi ingolfati. Secondo, liste di attesa da abbattere in maniera drastica. Proprio ad Avellino c'è qualche realtà nella quale per avere una mammografia bisogna aspettare 270 giorni. È una vergogna. Quindi zero liste di attesa, quindi entrare nelle medie nazionali ed eliminare quest'altra idiozia dei tetti di spesa. Per cui arriviamo ogni anno a luglio, agosto, settembre, esauriti i tetti di spesa, i cittadini rimangono abbandonati a se stessi. Allora, noi lavoreremo su questo già da gennaio, per avere un controllo rigorosissimo sulla spesa sanitaria. Che succedeva prima? Si fissava il tetto di spesa, ma nessuno controllava niente.
Per cui arrivati a luglio, agosto, sono finiti i soldi. Controllo lo devi fare a gennaio. A gennaio cominci a capire se c'è uno sforamento dei tetti. E quindi saremo rigorosi. E poi vorrei risolvere un altro problema che considero assolutamente vitale, perché è un segno di inciviltà. Tutte le strutture private convenzionate, cliniche private, laboratori privati, lavorano in campagna senza avere i contratti con le ASL, con la regione. Se voi prendete una qualunque clinica privata, ancora oggi, a fine 2015, è senza contratto. In qualche caso non ha il contratto neanche del 2014. Ma questo non è un paese civile. Allora io voglio controlli rigorosissimi sul rispetto dei protocolli da parte delle strutture private, ma i contratti vanno fatti a gennaio, non alla fine dell'anno, perché anche un investitore privato ha il diritto di essere sereno e anche di programmare con tranquillità i propri investimenti. Comunque c'è un lavoro immane da fare, ma sono molto fiducioso, anche perché credo abbiamo dato una prova inequivoca che si volta pagina quando abbiamo sciolto l'Arsan, che era un luogo di... Vabbè, va, siamo a Natale. Siamo a Natale. Grazie. Allora, le voglio lasciare questa lettera che è un piccolo appello a lei per fare presto e per risolvere un po' la bonifica, la questione della bonifica. E poi le volevo dire che oltre la siepe qui c'è un quartiere che è vivo e proprio stamattina sta svolgendo un'attività e le porto questo in dono da parte del parroco del quartiere da Luigi Di Blasi. Noi abbiamo nella nostra chiesa questo murale che murale oggi... della pace. Di Blasi, mia amica è parente di tale De Blasio. No, Di Blasi. Anzi, se lei ha due minuti l'aspetta lì in chiesa. Ci sono i bambini, è un po' difficile. Ce la faccio perché abbiamo il sindaco. Va bene, le lascio il suo un appuntamento, vi verrò a trovare con grande piacere. Va bene. Siamo, bruceremo i tempi, veramente i tempi noi strettamente ci contiamo, necessari. Questa volta sarà la volta buona. Va bene, grazie mille. Della zona, pure che c'è più paziente lui. Ok. Le volevo ringraziare per l'impulso che vuol ridare alla stazione ferroviaria qui da Avellino. Certo. Mi auguro che possa procedere in questo senso. Io pure me lo auguro, ma sono 50 milioni.